Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, di fatto il primo appuntamento del 2021, quindi buon anno. Facciamo un passo indietro e soprattutto il punto della situazione con il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Infatti è stato l'ultimo appuntamento del 2020, la conferenza di fine anno, dove si è parlato del futuro e soprattutto Mazzeo ha detto che per il futuro serve scatto di fantasia e anche un po' di utopia. Ma vediamo anche quelli che sono i dati e i numeri. In poco più di due mesi di Consiglio regionale ha tenuto 14 sedute di aula, 32 le sedute di commissione, nonostante il loro insediamento sia avvenuto meno di un mese fa, anzi poco più di un mese fa. Il tasso di presenza dei consiglieri regionali al lavoro dell'aula è stato pari al 99,1%, con sole 5 assenze, di fronte alle 560 presenze. Nella conferenza stampa di fine anno, come detto, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo condensa in questi numeri il bilancio dei primi mesi di lavoro dell'undicesima legislatura. Al tempo stesso lancia quattro linee di lavoro, le chiama suggestioni, per immaginare la Toscana del futuro. Le quattro suggestioni quindi sono il tavolo per il Recovery Fund, la digitalizzazione del Consiglio regionale della Toscana, la commissione di idee per la Toscana del 2050 e l'uso delle eccellenze per valorizzare l'identità regionale. Al fianco del Presidente Mazzeo, il Vicepresidente Marco Casucci, rappresentanza di tutti gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. E allora ascoltiamo una sintesi dell'interessante conferenza stampa di fine anno del Presidente Antonio Mazzeo. La democrazia in Toscana non si è fermata, anche nonostante il Covid. I numeri sono chiari, in due mesi abbiamo svolto un'attività notevole, vista le condizioni difficili. Abbiamo partecipato e fatte 14 sedute d'aula. Tenete conto che dal 1 di gennaio al 30 di luglio ci siamo riuniti 24 volte. Insomma, questo è il segno che abbiamo voluto dare un'accelerazione, perché il tempo difficile richiedeva questo. 32 sedute di commissione, nonostante il loro insediamento sia avvenuto di fatto poco più di un mese fa. Un tasso di presenza forse mai avuto prima, anche perché le tecnologie ci aiutano da questo punto di vista, 99,1% di presenze, con sole 5 assenze a fronte di 560 presenze esigibili. E consentitemi di mandare un abbraccio grande, perché queste assenze purtroppo sono frutto anche della situazione che stiamo vivendo, a un collega, a Jacopo Melio, che è ancora ricoverato per il Covid all'ospedale di Empoli. Io a Jacopo voglio mandare un abbraccio grande a nome di tutti i colleghi, sperando di poterlo vedere presto in aula, perché vedere Jacopo in aula vuol dire che questa terribile pandemia è passata, che Jacopo sta meglio, e credo che insomma la sua presenza potrà dare anche un contributo importante su alcuni temi che noi riteniamo essenziali per la nostra consiliatura. Alcuni numeri che poi diciamo vi invieremo in forma un pochino più dettagliata. Noi abbiamo presentato 23 proposte di legge, alcune di giunta, altre di consiglio, sono state approvate già 12, 42 proposte di deliberazione, ne sono state approvate 28, 77 mozioni d'aula, e ne abbiamo già approvate 18. Quest'anno un po' cambieremo modo e tenteremo una volta al mese di fare un consiglio che si occupi di dare risposta alle mozioni, un impegno che io avevo preso con le minoranze, proprio nella logica anche di fare in modo che lì dove si riesce, in un rapporto tra maggioranza e minoranza, a trovare una sintesi e un atto di indirizzo, a noi non basta solo fare le mozioni, noi vogliamo anche che quelle mozioni vengano attuate dalla Giunta, e quindi io mi prendo l'impegno di fare in modo che l'attuazione aumenti nel numero e nelle percentuali rispetto al passato. Ci sono state 24 proposte di risoluzione, ne abbiamo già approvate 12, 77 ordini del giorno, di cui 27 approvati, 103 interrogazioni assegnate all'Aula, di cui sono state risposte 44. Insomma, numeri davvero importanti, numeri che danno il segno dell'attenzione che noi abbiamo verso i bisogni dei cittadini e delle cittadine della Toscana. Cosa c'è come lavoro da fare nei prossimi mesi? Prima di tutto, io ho lanciato una proposta e vorrei che andasse avanti nelle prossime settimane,
che è quella di realizzare un fotoracconto, un libro fotografico per, come omaggio verso chi è stato in prima linea. Ora che con il vaccino noi iniziamo a vedere la fine di questo tunnel, io vorrei rendere omaggio insieme ai colleghi consiglieri, ai medici, agli infermieri, al personale sanitario, ai volontari, ai farmacisti, alle forze dell'ordine, a tutti coloro i quali sono stati in prima linea. E vorrei che questo anno terribile, il più terribile della mia vita, sia un anno che possa essere ricordato attraverso i loro sguardi, le loro sofferenze, la loro speranza, la loro voglia di farcela. E con questo grazie, un grazie che tutti i toscani vogliono dare a chiunque è stato in prima linea. Detto questo, noi abbiamo molto da fare. Io vi lancio 4 suggestioni che ritengo fondamentali. La prima: sono contento che con una mozione votata all'unanimità il Consiglio abbia recepito la mia idea di realizzare un tavolo sul Recovery Fund fatto insieme ad ANCI, ad UPI, con il Presidente Gianni e attraverso anche il suo delegato Gianni Anselmi e con il lavoro della Commissione Europa. Sarebbe bello riuscire ad ascoltare, prima di predisporre la versione definitiva da approvare con Roma, categorie, sindacati, terzo settore, dove indicare le priorità toscane e avanzare anche delle proposte. Io leggevo che stamani il Presidente, l'ex Presidente Gentiloni, lanciava un monito e diceva: l'Italia deve velocizzare le sue procedure. Ecco, io penso che noi dovremmo chiedere con forza che su grandi opere strategiche per il nostro territorio si possa fare richiesta di avere dei commissari, commissario il Presidente della Regione sulle grandi opere strategiche che riguardano la Regione, con subcommissari eventualmente i Presidenti di Provincia o i Sindaci a seconda della dimensione dell'opera. Noi abbiamo bisogno di dare risposte e far ripartire la Toscana e quindi, nel rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle lotte all'infiltrazione mafiosa, io credo che una regione come la Toscana possa richiedere di avere dei commissari, perché avere dei commissari vuol dire velocizzare l'opera. Secondo grande obiettivo che ci poniamo, fare del Consiglio regionale della Toscana il Consiglio regionale più digitalizzato d'Italia, e non è solo per permettere a noi consiglieri di lavorare meglio, le prime settimane di lavoro sono state difficili da questo punto di vista, ma serve anche per aprire il Consiglio regionale ai cittadini. Noi contiamo di completare le nuove infrastrutture digitali per la gestione d'aula e degli atti entro i primi 6 mesi del 2021, avere quest'aula completamente rinnovata e maggiormente tecnologica e multimediale, in modo tale da fare in modo che a partire da settembre, a un anno dall'insediamento, noi possiamo davvero essere il Consiglio regionale più digitalizzato d'Italia, o una casa aperta a tutti i toscani anche grazie alle nuove tecnologie, sia da un lato per dare voce a chi voce non ne ha, sia perché è un principio fondamentale della democrazia è conoscere per deliberare. I toscani devono sapere e vedere e conoscere cosa fa il Consiglio regionale e in massima trasparenza cosa fanno ogni singolo consigliere. Lo dico a tutti, già oggi c'è nel nostro sito c'è una sezione trasparenza in cui si può vedere tutto, l'attività legislativa, il lavoro che fa ogni singolo consigliere, il proprio stipendio, le assenze. Ecco, io vorrei che fosse ancora più accessibile, non tutti i toscani sanno dove trovarlo, io invece vorrei che la trasparenza fosse al centro della nostra azione. Chiarezza e trasparenza. Chiarezza perché i cittadini oggi si aspettano soprattutto questo, e trasparenza perché noi dobbiamo essere una casa di vetro per tutti. La terza idea, l'ho lanciata qualche giorno fa attraverso le pagine di un quotidiano, è quella di pensare non solo al presente, non solo all'emergenza, ma anche di pensare al futuro. Io penso che l'emergenza non debba impedirci di riprendere in mano il binocolo per provare a vedere la Toscana del futuro. Noi possiamo mettere in piedi questo lavoro nei prossimi 2-3 anni. Io credo che non basti la dialettica con gli esecutivi nazionali e regionali, serve uno scatto di fantasia e anche un po' di utopia. Io
mi immagino la Toscana del 2050 come la terra in cui i giovani di tutto il mondo vogliono venire a vivere e a investire sul proprio futuro. La Toscana del 2050 in un mondo globalizzato deve essere una regione con le sue peculiarità. Cosa succederà in quegli anni sul turismo? Come avverrà e funzionerà il sistema dei trasporti, sia quello aereo che invece i trasporti e la mobilità territoriale? Come le imprese potranno crescere e guardare al futuro? Ecco, se noi vogliamo un nuovo rinascimento, dobbiamo anticiparlo. Io penso che quanto la politica ha la capacità di lavorare per prevenire, per anticipare il progresso, tanto più la politica svolge il suo ruolo. E allora, se da un lato la Giunta svolge le sue attività normali di gestione, di indirizzo, noi dobbiamo dare uno sguardo che va ancora oltre e che ci porta oltre la nostra legislatura. Di solito noi politici siamo abituati a valutare le nostre scelte in funzione del consenso. Io invece credo che dobbiamo ritornare a fare in modo che la politica abbia la capacità di andare oltre il consenso a breve, ma di capire come andrà il mondo nel futuro. Per questo io vorrei mettere in campo, insieme ai rettori delle università toscane, al direttore del Sant'Anna, dell'IMT, della Normale, una commissione composta di 10 persone, metà uomini e metà donne, fatta da scienziati, architetti, economisti, operai, un luogo, una squadra di persone che, mentre la politica si occupa dell'oggi e del domani, intendo la Giunta in questo caso, aiuti noi a programmare il futuro. Cosa vuol dire? Ci lanci delle suggestioni, poi in quest'aula discuteremo di queste suggestioni, ognuno presenterà le proprie idee che possono servire a far crescere. Io tutto questo lo farò, e lo dico anche al collega Casucci e a tutti gli altri, fuori dalle logiche dei partiti, chiedendo di scegliere e selezionare le persone che possano dare il loro migliore contributo a tutti i diciamo coloro i quali guidano le nostre università. Io penso che nessuno si immaginava tanti anni fa il ruolo che avrebbero svolto i rider oggi, nessuno si immaginava il turismo low cost avrebbe cambiato il modo di fare turismo. Io vengo da una terra, Pisa, dove per prima partì la prima trasmissione dati, sia telegrafici con Marconi, radiotelegrafici, sia internet. Poi non è nata nessuna impresa che opera in questo settore ed ha capacità di scommettere sul futuro. E allora io penso ai nuovi lavori che ci saranno tra 50 anni. Lo chiedo anche a voi, qualcuno 20 anni fa si immaginava che con un'app sul cellulare si poteva contattare un ragazzo che con una bici arrivava e ci consegnava qualcosa da mangiare? Però oggi quella cosa è stata pensata, ma non sono stati pensati i diritti per queste persone, non sono state pensate la malattia, la maternità, gli ammortizzatori sociali che possiamo mettere in campo. Ecco, io credo che anticipando il futuro noi possiamo anche indirizzare tutta una serie di ipotesi, diciamo, di dove andremo. Io mi immagino una Toscana che sia più verde, più rosa e più giovane. Perché più verde, più rosa e più giovane? Perché nella battaglia alla sostenibilità ambientale e nella battaglia che metteremo in campo su dare più diritti alle donne, noi ci giochiamo il futuro di questa terra. Una terra che è eccellente non solo nel suo passato. Tutti, basta alzare lo sguardo, vediamo la bellezza che ci circonda, a Firenze, a Pisa, a Siena, ma anche nei piccoli borghi della Toscana, c'è bellezza ovunque. E questo è stato frutto di scelte fatte dalla politica di quel tempo, di sapere anticipare quello che accadeva. Ma io mi immagino una regione che abbia nel suo patrimonio anche l'innovazione. E tutto questo lo vorrò fare valorizzando le eccellenze e le identità della Toscana. Io nei prossimi mesi vorrò realizzare un salone sul genio della Toscana per permettere ai cittadini di conoscere non solo la sua storia, ma anche la bellezza e la qualità della sua ricerca, della sua innovazione, del modo in cui parliamo con il mondo. Insomma, è una sfida un po' ambiziosa quella che lancio, ma credo che questo Consiglio regionale e i colleghi eletti abbiano tutte le capacità, le competenze e
la voglia di tracciare un'idea di futuro, un'idea di futuro che indipendentemente da chi governerà nei prossimi decenni questa regione deve essere in grado di anticipare quello che succede nel mondo. Noi non siamo stati eletti solo per governare il presente, ma anche per immaginare il futuro, e in questo immaginare il futuro io ci voglio giocare un pezzo di questa legislatura e un pezzo del lavoro che come Consiglio regionale andremo a fare. Io penso che intorno a tutto questo noi daremo un ruolo al Consiglio regionale, un ruolo che guardi all'oggi ma che abbia la capacità di disegnare e guardare al futuro. E quindi vi abbiamo proposto un'ampia sintesi della conferenza stampa che ha tenuto il 29 dicembre del 2020 il presidente Antonio Mazzeo. Per tutte le informazioni ricordo ancora il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it e io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.